Ragazzi, allora, video che io volevo fare veramente da una vita, ho procrastinato l'inverosimile prima di stilare una scaletta per questo video, perché l'idea c'è da tanto tempo, ma continuavo a stilare una lista di film di cui volevo parlarvi, comunque che volevo introdurre in questo video, ma ogni volta mi veniva in mente un film diverso, quindi andavo a modificare la classifica, andavo a togliere, a integrare, a cambiare, insomma è stata un'agonia. Mi sono messa lì una sera e ho detto: bene, dai, adesso ci mettiamo qui, stiliamo una classifica. Stiliamo prima una lista e poi una classifica dei 10 film con il finale a sorpresa che più mi hanno sconvolto tra tutti quelli che ho visto nella mia vita. Spero di essermeli ricordati tutti, perché veramente questo video ci ho messo una vita per riuscire a formulare una sorta di classifica, perché prima ho fatto la scaletta stilando appunto una lista e poi in questa lista di 10 film ho anche cercato di metterli all'interno di una classifica, da quello che più mi ha sconvolto il finale a quello che ha sì un gran finale a sorpresa ma che non mi ha sconvolto come il primo. Una cosa volevo dirvi prima di passare alla classifica: io farò degli spoiler perché è inevitabile in un video di questo tipo non fare degli spoiler, quindi parlarvi di film senza dirvi assolutamente nulla. Ho pensato di fare una cosa per tutelarvi, per mettervi magari di seguire la classifica senza avere grandi spoiler. Quando arriverò a parlarvi del finale, perché in certi film arriverò a spoilerarvi altri, anche il finale, in altri no perché mi sono impuntate, dovete vederli, farò apparire una scritta spoiler, magari o in basso o in alto, in qualche modo comunque farò apparire questa scritta spoiler, in modo che possiate saltare questo pezzetto di video che parla del finale e passare già al film successivo. Potete quindi vedere la mia classifica magari saltando il pezzo in cui parlo del finale di certi film che non avete visto, mentre potete guardare tranquillamente, ovviamente, e quando parlo dei finali dei film che avete già visto. Spero di aver fatto un gran casino, come quando sono degli spoiler cercherò di segnalarveli in qualche modo. Passiamo alla classifica, perché appunto mi perdo sempre in mille chiacchiere. Allora, decima posizione, parto dall'ultima posizione, quindi da quello che ha secondo me comunque un bel finale a sorpresa ma che non mi ha sconvolto così tanto come quello che vi dirò, che ho messo appunto nella prima posizione. Allora, posizione numero 10. Come posizione numero 10 io ho scelto Quella casa nel bosco, film abbastanza recente perché è un film del 2012 e ho visto che la popolazione del web si divide tra coloro che hanno amato questo film e lo considerano una genialata e coloro che la considerano una merita cagata. Io mi schiero nella prima parte, a me questo film era piaciuto tanto, l'ho visto con Valentina, lei si schiera nella seconda parte, a me era piaciuto, lo consideravo una genialata perché in qualche modo prende in giro i cliché dei classici film horror e vuole anche mettere sotto la lente di ingrandimento il modo indifferente con cui le persone guardano la violenza in TV. Questo film in soldoni si apre con questo gruppo di ragazzi che decidono, guarda un po', di passare un weekend in una casa isolata in mezzo al nulla, quindi già si apre con questo classico cliché di film horror. Lungo la strada per arrivare in questa casa isolata nel bosco hanno dei segnali che questa casa potrebbe essere pericolosa, ma ovviamente li ignorano. Arrivano in questa casa, i personaggi rappresentano perfettamente gli stereotipi dei personaggi di film horror, quindi c'è la ragazza sexy, il palestrato, quello un po' fumato, i personaggi e i cliché ci sono tutti. A un certo punto si apre la botola della cantina, i ragazzi ovviamente scendono in cantina e trovano una serie di strani oggetti. Qui i ragazzi iniziano ad essere attaccati da tutti i grandi mostri dei film horror, i richiami e le citazioni sono veramente tanti, ma la particolarità qual è? Che voi riuscite in qualche modo a prendere il distacco da questo film perché qualcun altro sta guardando questi ragazzi, una serie di un'organizzazione, chiamiamola così, che ha organizzato tutto, che li sta osservando da questi grandi schermi, perché in qualche modo questi ragazzi sono una sorta di vittime sacrificali che vengono sacrificate per impedire che gli dèi si risveglino. Lo so che detta così sembra una cavolata, però secondo me non è male. Non è male la chiave di lettura che c'è sotto il film, non è male il modo in cui hanno realizzato i mostri, vi dico, è bellissimo. E il finale è a sorpresa perché, adesso vado in spoiler, ve lo dico, il finale è a sorpresa perché voi vi aspettate che tutti i ragazzi muoiano e quindi gli dèi in qualche modo non risorgono e non possano distruggere l'umanità. E invece no, invece l'ultima ragazza, l'ultima superstite riesce a sopravvivere e il film si chiude con questa mano gigantesca che è la mano degli dèi che praticamente emerge dal sottosuolo e simboleggia che gli dèi si sono risvegliati. Secondo me il finale è a sorpresa, cioè almeno io non mi aspettavo finisse in questo modo, ho apprezzato, vi dico, tutto il film,
O meglio, io vi dico che tutti i film di cui vi parlo li ho apprezzati molto e ve li consiglio tutti. Questo in particolare ha un finale, secondo me, che è a sorpresa perché mi aspettavo finisse come vedete in modo diverso. Non mi ha sconvolto, magari come i prossimi di cui vi parlerò, però volevo metterlo all'interno di questa classifica. Poi, posizione numero 9. Posizione numero 9 ho messo un altro film che secondo me pochi conoscono, è una piccola perla e lo zampino di Shyamalan secondo me è evidente e parlo di Devil. Film del 2010, quindi anche in questo caso film piuttosto recente ed è anche in questo caso un film con un finale a sorpresa. Perché? Perché il film è concentrato tutto all'interno di un ascensore. Cinque persone, mi sembra siano cinque, rimangono bloccate all'interno di un ascensore e inizia a succedere qualcosa di strano perché una di queste persone non è una persona, ma è il diavolo. E voi spettatori siete lì a guardare con sospetto tutti e cinque, arriverete a puntare il dito prima contro uno, poi contro un altro, senza arrivare mai a scoprire fino alla fine chi sia veramente il diavolo. E il finale, vi dico, non ve lo sareste mai aspettati perché veramente non c'eravate arrivati, io non c'ero arrivata, almeno magari voi sì, io veramente non c'ero arrivata, quindi anche in questo caso un gran finale a sorpresa. E alla fine vi dico che pochi conoscono, sta sottovalutato, secondo me è una piccola perla e anche ci sono diverse chiavi di lettura molto interessanti e come vi dicevo il finale secondo me è a sorpresa perché anche in questo caso io non ve lo dico, per questo caso non faccio spoiler perché voglio che lo guardiate perché è troppo poco conosciuto, io non c'ero arrivata a capire chi fosse il diavolo. Poi posizione numero 8. Posizione numero 8 ho messo un film che io ho amato moltissimo, l'ho visto diversi anni fa perché se non sbaglio è del 2001, dovrebbe essere circa di quell'epoca lì, e parlo di K-Pax, film con un grande Kevin Spacey che interpreta la parte di Prot. Prot è un uomo che viene rinchiuso all'interno di un ospedale psichiatrico perché afferma di venire da un altro pianeta, appunto K-Pax. Viene preso in cura da un psicologo che vuole cercare di fargli capire che non è possibile che lui provenga da questo pianeta e per cercare di fargli capire che quello che lui crede in realtà non è vero, lo mette in contatto con degli scienziati. Con i quali però si dimostra estremamente intelligente, con una conoscenza dell'astronomia incredibile e riesce a rispondere a tutti i grandi quesiti che gli pongono questi scienziati, mettendo quindi in difficoltà anche lo stesso psicologo. Quindi voi spettatori arriverete a chiedervi chi è Prot? È veramente un alieno? È un essere umano che ha subito un trauma e che cerca quindi di nascondersi dietro a questa identità che si è creato? O tutti e due? Anche in questo caso non vi dico il finale perché questo film non lo conosce nessuno, secondo me è un gran film, un gran Kevin Spacey, non vi spoilerò niente, quindi siete costretti ad andarlo a vedere. Secondo me anche in questo caso il finale è un bel finale, è a sorpresa perché anch'io non c'ero arrivata e veramente secondo me merita di essere visto e volevo assolutamente introdurlo in questa classifica. Poi, posizione numero 7, spero di andare né troppo lenta né troppo veloce, non potevo non inserire questo film perché secondo me è il primo film della storia con un gran finale a sorpresa e parlo ovviamente di Psycho di Hitchcock. In questo caso film che ho recuperato nemmeno tantissimi anni fa perché l'ho preparato, l'ho guardato per un esame universitario di storia del cinema. E anche in questo caso sono rimasta ammaliata. Non conoscevo il film, non conoscevo la storia, quindi mi sono lasciata sconvolgere dal finale, quindi da questo ragazzo, perché tu spettatore sei convinto di vedere la storia di un ragazzo che è in qualche modo oppresso da una madre ossessiva. In realtà, e adesso vado in spoiler, quindi se non avete recuperato Psycho, ma dubito che qualcuno di voi non abbia visto questa palla del cinema, potete saltare alla parte successiva. Allora, alla fine voi arriverete a scoprire che in realtà il protagonista non è un ragazzo oppresso da una madre, ma è lui stesso la madre, cioè lui ha ucciso la madre che tiene in casa in stato di decomposizione e si veste come la madre, quindi con i vestiti e la parrucca, nel momento in cui uccide una delle sue vittime. È un gran film e secondo me è il primo film della storia con un vero grande finale a sorpresa, quindi non potevo assolutamente, anche in questo caso, non metterlo nella mia classifica. Poi iniziamo a salire e passiamo alla posizione numero 6 dove ho inserito un altro film con un finale assolutamente sconvolgente. Non tanto per il finale in sé che ci sta, ma per come hanno chiuso la storia dei protagonisti, cioè tu arrivi a sbattere la testa contro il muro e dire porca vacca, bastavano 3 minuti in più e ti incazzi da morire.
e parlo di The Mist, film del 2007 tratto da un libro di Stephen King. La storia si concentra su un gruppo di persone che si chiudono all'interno di un supermercato quando nella loro città scende una strana nebbia. Una nebbia strana perché dentro questa nebbia si nasconde qualcosa. Chiunque entra nella nebbia muore, e infatti delle persone che poi cercano anche di scappare dal supermercato muoiono dentro questa nebbia. Non si sa cosa si nasconde, anche voi fino alla fine non lo saprete. Qualche creatura strana arriva a schiantarsi contro il vetro del supermercato e vi dico che alla fine, e adesso vado in spoiler, il finale è assolutamente a sorpresa, perché i pochi superstiti, sono 5, sì, scappano con una macchina, la benzina finisce e il protagonista ha solo 4 proiettili, in macchina sono in 5, tra cui c'è anche suo figlio, e per evitare che vengano presi da queste strane creature, lui uccide le 4 persone in macchina, compreso suo figlio, poi esce dalla macchina urlando "prendetemi", e a quel punto, adesso vado in spoiler, però senza dirvi completamente il finale, scopre praticamente che sono già arrivati i militari a sistemare la situazione. Cioè, non vi dico quindi cosa c'era nella nebbia, ma era già arrivato l'esercito e i militari a risolvere un po' la situazione. Quindi si aspettava quei dannati 10 minuti, non avrebbe dovuto uccidere suo figlio. Adesso io ve l'ho raccontata così, ma vi giuro che ci rimanete di merda quando vedete quel finale. Anche in questo caso, se non avete visto The Mist, è un film secondo me carino, un po' lento perché, come fa sempre Stephen King, si concentra sul micromondo, in questo caso le dinamiche di queste persone che rimangono per tanto tempo chiuse nel supermercato, quindi può sembrare un po' lento, però secondo me non è niente male e il finale è un finale allucinante. Poi iniziamo a scalare la classifica, siamo alla posizione numero 5, dove ho messo un film che io amo moltissimo, lo guardo sempre con grande grande piacere quando lo trasmettono in TV o magari anche se lo recupero in streaming, e parlo di The Others, film di diversi anni fa del 2001, mi pare, con Nicole Kidman, un film assolutamente bellissimo. Spero che chiunque mi stia guardando lo abbia visto, perché secondo me è un film meraviglioso, sia per l'interpretazione dei protagonisti, sia per la storia in sé. Anche in questo caso è il classico film che ti tiene in pugno fino alla fine e alla fine ti dice: "Ah, ti ho fregato", perché non c'eri arrivata a capire la chiave del film. Perché? Perché il film parla di questa casa, di questa famiglia composta da Nicole Kidman, madre e 2 bambini. In qualche modo la casa in cui vivono, che è una grande villa, sembra essere infestata dai fantasmi. Succedono cose strane, i bambini non possono comunque uscire perché sono allergici alla luce, ma la casa, vi dico, in sé sembra essere infestata. Il finale è assolutamente sconvolgente, e adesso vado in spoiler in modo che possiate saltarmi se non avete visto The Others, ma dovete guardarlo. Il finale è assolutamente sconvolgente, sarà il fatto che scoprirete che sì, la casa è infestata, ma saranno gli stessi protagonisti ad infestarla perché sono morti decine di anni fa e non sanno di essere morti. E anche lì ci rimanete. Non dico parolacce perché non vedete troppo in questo video, ma è un finale, anche in questo caso, che ti lascia veramente di stucco. E anche in questo caso, se non avete visto The Others, io ve lo straconsiglio. Poi, quarto posto, ho messo un altro film horror, altro film che mi ha sconvolto incredibilmente per il finale, magari qualcuno di voi lo considera stupido, perché comunque, visto che anche in questo caso la popolazione del web si divide abbastanza, a me il finale ha completamente sconvolto, e parlo di The Orphan, anche in questo caso un film abbastanza recente, se non sbaglio dovrebbe essere del 2009, non vorrei dire una cavolata, mi ero scritta anche gli anni, sì, del 2009, e praticamente il film si concentra su questa famiglia, marito, moglie e 2 figli che decidono di adottare un altro bambino. Vanno in orfanotrofio, ovviamente, fra tutti i bambini felici e gioiosi, chi decidono di adottare la bambina più cupa e strana di tutto l'orfanotrofio. Benissimo, la portano a casa, ma Esther è strana. C'è qualcosa di strano in Esther. E come dice il trailer stesso del film, non arriverete ad indovinare il suo segreto. È un film molto particolare, succedono tutte cose strane attorno a questa bambina, altri bambini che si feriscono, altri bambini che muoiono. Non è un horror, secondo me, è più un thriller, perché dell'horror non ha molto, però anche in questo caso il finale non ve lo aspettereste mai. Perché, e adesso vado in spoiler,
Nel finale scoprirete che Esther non è una bambina, perché la madre inizia ad indagare sul passato di Esther, sulla sua storia, arrivando fino ad un ospedale psichiatrico e arrivando a scoprire appunto che Esther non è una bambina, ma è una donna adulta che ha più di 30 anni, affetta da una strana forma di nanismo che non mi ricordo come si chiama e che le darà per sempre le sembianze di una bambina. Esther cosa fa? Ogni volta si reca in un orfanotrofio diverso, viene adottata da una famiglia, uccide i vari membri della famiglia tranne il padre in modo da poterlo uccidere. Vi dico che anche in questo caso, se vedete il film, il finale è assolutamente sconvolgente, quindi anche in questo caso non potevo non inserirlo in questa classifica. Ragazzi, siamo sul podio. Allora, sono tre film che mi hanno tutti e tre sconvolto da morire. Non sapevo in che posizione metterli perché secondo me si equivalgono abbastanza. Infatti li ho spostati dalla terza, la seconda e la prima continuamente. Non sapevo veramente in che posizione metterla. Quindi ho cercato di mettere al primo posto quello che veramente mi ha sconvolto di più, anche se sono ancora incerta. Comunque, prendeteli un po' con le pinze. Sono tre film che hanno tutti e tre un gran finale col botto. Terzo posto ho messo Il Sesto Senso, film che non potevo assolutamente non nominare, è il film per eccellenza con il finale a sorpresa, il classico film che in questo caso che alla fine ti dice ti ho fregato, tu non c'eri arrivato, effettivamente non c'eri arrivato. Film che penso che anche in questo caso l'universo mondo abbia visto, si concentra sulla storia di un psicologo infantile che è in cura a un bambino che dice di vedere le persone morte, lui lo segue e cerca di curarlo in qualche modo e in realtà alla fine, e vado in spoiler anche se non serve, arriverete a scoprire che lo stesso psicologo è morto ma non sapeva di essere morto e anche in questo caso rimanete a bocca aperta. Poi seconda posizione, allora seconda posizione anche qui era difficilissimo, non sapevo se metterlo in prima perché questo e l'altro li ho continuati a scambiare veramente ogni 2 secondi, anche adesso sono incerta. Comunque in seconda posizione ho messo Seven, film meraviglioso, secondo me un film veramente con i controattributi, uno dei film più belli che ho visto per quanto riguarda questo genere, un film duro, crudo, fatto molto molto bene, che sconsiglio ovviamente ad un pubblico molto giovane per le scene molto esplicite che contiene. È un film in questo caso che vi farà stare malissimo. Allora, io l'ho visto da sola, l'ho visto sul computer in streaming, mi è piaciuto talmente tanto che ho voluto coinvolgere Davide nella visione di questo film e Davide mi ha profondamente odiata. Ha detto che non avrebbe mai più visto un film consigliato da me e così è stato per diversi mesi e ancora adesso va a vedersi tutti i trailer del film che io voglio vedere, studiarsi le trame prima di accettare di guardare un film con me, chiusa parentesi. Allora, Seven è un film anche in questo caso molto famoso, penso che la maggioranza di voi comunque lo conosca, che si concentra sulla storia di questi due detective, Brad Pitt e Morgan Freeman, che indagano su un caso di omicidi, cioè su una serie di omicidi che sono compiuti, e qui non faccio un grande spoiler dicendovi il nome dell'attore, da Kevin Spacey. Perché vi dico non faccio un grande spoiler? Perché non ve ne frega un tubo di chi sia l'assassino, perché il finale è diverso in questo caso, cioè in un poliziesco, in un thriller di questo tipo, il tuo scopo spettatore è quello di seguire i detective, cercare di capire chi sia l'assassino, arrivare allo scontro finale in cui l'assassino muore, viene catturato, comunque alla fine si scopre chi è e in qualche modo il cerchio si chiude. In questo caso no. Perché? Perché l'assassino si costituisce prima del tempo. Una cosa non ho detto, la cosa poi particolare di questo assassino è che uccide seguendo i 7 vizi capitali, quindi lui giustizia delle persone che lui accusa di essere inclini ad uno dei 7 vizi capitali. Per esempio, uccide un uomo che pecca di gola, quindi un sovrappeso obeso, uccidendolo, costringendolo a mangiare fino a scoppiare, giusto per farvi un esempio. Arriva quindi a metà film più o meno in cui lui si costituisce alla polizia e tu lì resti spiazzato perché perdi il tuo ruolo di spettatore, quello che tu pensavi di dover fare. E ti dico, vi dico, che il finale è sconvolgente, in assoluto uno dei film che più mi hanno turbata, ci ho pensato non so per quanti mesi dopo averlo visto, comunque l'ho riguardato perché è bellissimo. Vado in spoiler, qui non posso non fare spoiler. Allora, la cosa sconvolgente sta nel fatto che l'assassino si costituisce, dice ai due detective dove si trovano gli ultimi 2 cadaveri. Brad Pitt, che è sposato con Gwyneth Paltrow, attrice della quale vi innamorerete nel corso del film, e Morgan Freeman si recano quindi nel deserto, dove vengono portati appunto dall'assassino,
Brad Pitt, ve la faccio in soldoni, viene dato un pacco all'interno del quale c'è la testa di sua moglie. Cioè, detta così, io vi dico che guardare il film c'è, no, non potete farcela. C'è la testa di sua moglie, quindi il penultimo cadavere è sua moglie e l'ultimo, Kevin Spacey, cioè l'assassino, sapeva che sarebbe stato lui stesso l'ultimo cadavere, perché Brad Pitt, infuriato, ovviamente devastato dal dolore, lo avrebbe ucciso. Voi non avete idea dell'impatto che ha il finale di questo film. Io spero che l'abbiate già visto. Se non l'avete ancora visto, anche in questo caso vi invito a guardarlo. Spero che non abbiate visto il pezzo in cui ho fatto spoiler. Ma se non l'avete visto, veramente date un occhio a Seven perché è straordinario. Ragazzi, ci siamo! Prima posizione per quanto riguarda i film con il finale più a sorpresa per quanto mi riguarda, quindi classifica ovviamente assolutamente personale, è un film, io non so se l'avrete indovinato, magari se aveste messo anche voi questo film, è un film che mi ha completamente sconvolta, anche in questo caso per il finale, per tutta la storia, e al primo posto io ho messo Old Boy. Ho visto la versione del 2013, che è un remake della versione del 2003. Old Boy si concentra sulla storia di un uomo che viene rapito senza apparente motivo e per 20 anni tenuto prigioniero in una stanza. Per 20 anni voi seguirete quest'uomo nella stanza, voi non saprete perché è stato catturato, perché è stato tenuto prigioniero, ad un certo punto viene inspiegabilmente liberato. Lui cercherà ovviamente di scoprire cosa è successo, chi l'ha tenuto prigioniero e di farsi giustizia. Ma vi dico che il finale, e in questo caso non ve lo svelo, non vado in spoiler perché voglio che lo guardiate, perché anche in questo caso tanti non lo conoscono, il finale è assolutamente sconvolgente. Allora, io ovviamente ho fatto una mia personale classifica, vi dico in particolare gli ultimi 3 posti sono stati molto difficili, continuavo a cambiarli, quindi per me più o meno si equivalgono. In quanto al modo in cui mi hanno fatto angosciare, tra virgolette, pensare al film per tutte le serate successive. Ragazzi, questo è tutto anche per quanto riguarda questo video. Sarei curiosa di sapere se uno conoscevate i film che ho citato, due se condividete il fatto che io li abbia messi all'interno di questa classifica e tre, mi piacerebbe che condivideste con me una vostra personale classifica su quelli che sono i film che più vi hanno sconvolto proprio per il finale a sorpresa che non vi aspettavate, che vi hanno completamente stupito, sconvolto, terrorizzato o qualsiasi altra cosa vi abbia fatto pensare al finale di quel film per tanti tanti giorni dopo averlo visto. Ragazzi, io come sempre vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un grande, iper, mega, gigantesco abbraccio e un bacione. A presto!